Una buona serata, buon mercoledì, mercoledì di campionato per la Serie D, girone F ovviamente, turno numero 26, un turno infrasettimanale che ci porta da una domenica di campionato a un'altra, ma ci sono tanti risultati importanti, hanno giocato tutte le nostre abruzzesi tranne il Pineto, il cui impegno contro il Porto d'Ascoli è stato rinviato, dunque 5 su 6, una è ancora in campo, ovvero il Chieti contro il Matese, partita che è iniziata questa alle ore 18, siamo a poco più di 10 minuti dal termine del match, in una giornata che ha visto il successo rotondo del Notaresco per 3-0 contro il Castelfidardo, i pareggi di Vastese a San Benedetto e di Castelnuovo in casa del Trastevere, la sconfitta rovinosa del Nereto 5-0 contro l'Aurora Alto Casertano. Chieti Matese si sta giocando, intanto do la buona serata in redazione ad Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Hai seguito la giornata, non in diretta, l'hai vissuta dalla redazione, il mercoledì, che vede più felice di tutti, almeno per il momento, aspettando la fine della partita del Chieti, Massimo Epifani, allenatore del Notaresco. Ciao mister. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie a te per averlo accettato. Io direi, prima di andare a vedere i risultati e la classifica della giornata, andiamo allo stadio Guido Angelini di Chieti dal nostro Stefano Recanati che sta seguendo Chieti Matese 1-0 per i neroverdi di Alessandro Lucarelli. Stefano, a che minuto siamo e come sta andando la partita? Un cordiale saluto a tutti voi. Il momento adesso non si gioca per dar seguito alle sostituzioni. Siamo all'interno del 32esimo minuto nel corso del secondo tempo con il Chieti in vantaggio per 1-0 sul Matese. Gol realizzato al settimo minuto da l'ex di turno Bruno El Wasni, un bellissimo gol quello realizzato dal numero 9 con un pallone verticale di Ventola, e dunque Chieti in vantaggio, ma dopo il gol il Chieti è un po' sparito dal campo, tanto Piedimonta, tanto Matese in campo, Verdeoro hanno sfiorato in più di un'occasione il gol del pareggio e sarebbe però è una beffa proprio per la squadra di Corrado Urbano uscire senza punti da questa sfida. Chieti che dopo, come detto, dopo aver trovato il gol non riesce più a rendersi pericoloso in avanti, e adesso mister Lucarelli ha tirato fuori anche un paio di elementi per dare più freschezza alla manovra. Vedremo se proprio il Chieti riuscirà a portare a termine questa partita in vantaggio. Sarebbero punti fondamentali per la classifica di questa sera, poi con la vittoria proprio del Chieti. 33 minuti di gioco, sempre 1-0 per il Chieti qui all'Angelini. Vieni a voi. Grazie, grazie Stefano. Ovviamente tra poco torniamo da te per il finale della gara dello stadio Guido Angelini di Chieti. Andiamo a vedere le altre che si sono giocate questo pomeriggio, ovviamente inizio alle ore 15, giornata numero 26, Aurora Alto Casertano Nereto 5-0, Notaresco Castelfidardo 3-0, Recanatese Fiuggi 2-2, San Benedettese Vastese 0-0, successo del Fano a Tolentino 1-0, pareggio per il Castelnuovo sul campo della vice capolista Trastevere 2-2, Chieti Matese si sta giocando come avete sentito 1-0, rinviata a Monte Giorgio Vasto Girardi, come vedete per Pineto Porto d'Ascoli c'è anche la data del recupero prossimo 20 aprile alle ore 15. Vediamo la classifica, comanda ovviamente sempre la Recanatese, 54 punti, 45 per il Trastevere, 44 per il Tolentino, 42 per il Notaresco, 41 per il Fiuggi, 39 per il Pineto, 38 per Vastese e Chieti. Considerate che in questo momento il software dà già i 3 punti al Chieti, considera il risultato attuale della partita, se il Chieti vincesse salirebbe a 38 come potete vedere, 36 per Porto d'Ascoli e Matese, 35 per la San Benedettese, 34 per il Castelnuovo, 33 per il Vasto Girardi, 31 per il Fano, 30 per il Monte Giorgio, 28 per il Castelfidardo, 12 per il Nereto, 7 per l'Aurora Alto Casertano. Prima di iniziare la discussione parto proprio con il servizio di Notaresco. Notaresco batte 3-0 il Castelfidardo, vediamo.
Un notaresco diverso, cinico e spietato, quello 2.0, quello che da un certo momento della stagione in avanti pare aver capito che macinare punti su ogni campo ti porta lontano. Se poi lo scenario è quello del Savini, beh allora, per gli avversari c'è poco da stare allegri. 3-0 al Castelfidardo e piena zona playoff in attesa che il calendario smaltisca i recuperi delle gare rinviate. Senza Esposito e Bruno e con Maio in panchina, Epifani torna al 4-3 con Massarotti sul lato destro di difesa. Padroni di casa che potrebbero mettere subito il naso avanti se solo la testata di pesce libero in area pescato proprio da Massarotti fosse indirizzato meglio. Ritmi compassati, il Castelfidardo si affaccia col piazzato da lunga distanza di Jega che non fa male a Shiba. Per sbloccare il match serve un'intuizione, quella che ha pesce quando trova il corridoio per Valenti che parte in posizione dubbia, il piattone respinto da De Malia che nulla può però sulla ribattuta vincente di Dorato. Toccato duro, il Castelfidardo prova subito a rimettersi in pista, ma la sventola di Cardinali è deviata in corner da Shiba. Pesce, minuto 32, vorrebbe la massima punizione dopo un contatto in area con Marcelli che Gresia di Piacenza giudica regolare, mentre sempre dalla distanza Fermani impegna Shiba sul primo palo. Nella circostanza l'estremo difensore si fa male alla spalla sinistra ma resta comunque in campo. Nell'ultimo dei quattro di recupero del primo tempo però il notaresco cala il bis, la discesa di Sorrini trova la finalizzazione col piattone volante di Valenti sotto la traversa, ottavo centro per il 10 rossoblù, ma non inserisce nella ripresa, prima Camarà e poi Fayet, ma il Gallo sugli sviluppi di un corner ad andare vicino al gol che avrebbe mandato i titoli di coda con amplissimo anticipo. Il Castelfidardo non demorde e dimostra di averne. Bracone al 76esimo, seppur da posizione difficile, chiama Shiba la risposta in allungo. Partita chiusa a 8 dal 90esimo. Il tiro dal limite di pesce trova la deviazione fortuita di Baraboglia che elude senza volerlo il possibile intervento di De Malia. Quello che è costretto a compiere allo scadere sulla staffilata del solito Valenti è un anticipo del triplice fischio. Un notaresco che in casa non sbaglia più un colpo. Castelfidardo terz'ultimo della classe e in attesa dello scontro diretto interno contro il Monte Giorgio di domenica. Oh, Massimo, verrebbe da dire casa dolce casa, terzo successo interno consecutivo dopo Porto d'Ascoli e Fano, oggi anche il Castelfidardo, avevi detto sabato dopo il pareggio di Matese, è un pareggio questo che varrà solo se vinciamo mercoledì, e così è stato. Sì, l'avevo detto sabato perché abbiamo portato via un punto secondo me importante contro una squadra forte, specialmente nel campo loro, però il modo come l'abbiamo portato a casa il punto di sabato, perché secondo tempo abbiamo meritato ovviamente di portarlo a casa. E ho detto ai ragazzi che veniva quel punto là, doveva essere fortificato da una grande partita oggi contro una squadra che si deve salvare, quindi sono partite molto pericolose. E la squadra oggi ha dato una risposta importante vincendo con merito. E di questo ne siamo contenti, perché fare le ultime tre partite 7 punti, ma da quando siamo ripartiti dopo le mie dimissioni, credo che questa squadra ha cambiato il microchip mentale e stiamo facendo veramente molto bene e dobbiamo continuare. Quando dici ha cambiato il microchip mentale, cosa intendi? Nel senso, penso che tu non ti riferisca a nulla di tattico, di tecnico, ma a qualcos'altro, credo. Ma la testa è... la voglia di portare a casa i risultati. Oggi mi hai fatto una domanda, mi ha detto che siamo meno belli del solito, ma credo che in questo campionato dove ci sono tantissime squadre che ambiscono a fare i playoff, perché è un campionato livellato in alto, più punti porti a casa e più puoi scalare la classifica. Due mesi fa noi certe partite non avremmo mai vinte, e magari partite come Matese l'avresti perse 2-0. Vuol dire che qualcosa è cambiato, oltre al fatto, ma non lo dico per piangeria, credo che quest'anno ci hanno dato tante cose storte già dall'inizio, quando abbiamo preso per 2 volte il Covid, abbiamo giocato delle partite con 13-14 giocatori effettivi. La gara di andata di Castelfidardo rinviata 2 o 3 volte. Per esempio. Sì, ma abbiamo passato i guai, tra virgolette, per chi l'ha vissuto dall'interno, non abbiamo avuto una vita facile. Poi
Logico che volevamo fare un altro tipo di campionato, volevamo stare più avanti, sicuramente potevamo avere più punti, c'è il rammarico, però quest'anno è veramente un campionato molto difficile per tutti questi aspetti. Assolutamente, no, io adesso voglio anche un giudizio, poi lo chiedo anche ad Andrea. Ho fatto quella considerazione per un motivo specifico, almeno dal mio punto di vista, poi ovviamente correggimi se sbaglio. In questo momento il Notaresco è una squadra molto solida che per due terzi di campionato, almeno a mio avviso, ha provato ad andare con caratteristiche che sono magari più palleggio, più tecnica, che però guardando un po' l'organico di questa squadra gli si addice invece un tipo di calcio totalmente diverso, più di impatto che di grandissima tecnica, nonostante abbia degli elementi ovviamente Esposito, Valenti, di grandissima qualità. Ecco il perché della mia domanda, cioè questa è una squadra che secondo me per caratteristiche è destinata a non essere spettacolare per ottenere risultati, ma è una mia considerazione e quindi vale quel che vale. No, ma le considerazioni, Jacopo, valgono tutte, perché poi bisogna sempre ascoltare tutte le valutazioni al di fuori. Vabbè, io che l'ho vissuta dall'interno, l'ho detto già tante volte, sicuramente qualcosa abbiamo sbagliato all'inizio, sicuramente volevamo fare qualcosa di diverso, sicuramente abbiamo avuto delle problematiche, perché quando stai fermo 12 giorni a ottobre e 12 giorni a cavallo di Capodanno per il Covid, e quando giochi delle partite dove ho dovuto giocare 3-5-2 perché eravamo 13-14 giocatori, ma la cosa più difficile è quella che non ci siamo potuti allenare, è stata dura. Noi siamo arrivati a Recanati, sembrava una squadra di Serie D che lotta per vincere, noi che non eravamo allenati eravamo una squadra di categoria inferiore. Quando fisicamente purtroppo non hai la forza di contrabbattere le squadre, poi diventa difficile. Per noi che l'abbiamo vissuta dall'interno è stata dura, però dopo ci siamo rialzati, abbiamo lavorato, durante le feste abbiamo rimesso birra e oggi abbiamo cambiato qualcosa anche come squadra e quindi abbiamo cambiato anche il modo di giocare, perché prima eravamo più palleggio, adesso siamo più bravi nel chiudere il gruppo squadra e poi ripartire e cercare anche di fare quello che sappiamo fare, di mettere in condizioni i giocatori che abbiamo di fare quello che sanno fare. Certo. Andrea, su qualche domanda per... Intanto è importante essersi rimessi a fare punti, perché poi è quello che conta. Peraltro poi giocare bene, giocare male, conta fare risultato, perché poi si passa da lì. È evidente, se torniamo all'inizio della stagione, uno dei problemi principali è non essere riusciti, ma lì chiaramente non è soltanto una responsabilità diretta della società, ma c'è anche la volontà dei calciatori. Non essere riusciti a mantenere alcuni elementi che erano centrali nello scorso campionato, di quella squadra che ha battagliato con il campo basso, aver perso giocatori come Banegas, come Frulla, per dirne due, è stato comunque importante da quel punto di vista ed è stato un peccato. Poi è evidente che le cose non sono andate per il verso giusto, come ha sottolineato lo stesso mister, e quindi insomma ora purtroppo è tardi per un discorso di vertice, però non è tardi per fare un campionato da playoff, che io penso debba essere il minimo a cui possa ambire questa squadra. E chiedo al mister Epifani cosa è successo in quei giorni, perché poco fa hai detto, Massimo, che è stato cambiato il microchip mentale, no, della squadra dopo quei due giorni. E cosa è successo in quei due giorni e cosa ha fatto fare quell'evidente salto di qualità? Ma Andrea, che cosa è successo? Che la squadra, io non gli posso dire niente assolutamente, perché ho dei ragazzi straordinari che hanno passato tutte queste vicissitudini. La vedevo in difficoltà, cercavano di fare, non riuscivano. Io ho fatto un passo indietro per salvaguardare loro, per fare anche avere una reazione, vedere che cosa facevano.
mi hanno richiamato, sono venuti a casa, sono, i ragazzi sono stati straordinari, volevano che continuavamo insieme il percorso perché credono in quello che abbiamo fatto in ogni allenamento, e questa è la risposta che poi è venuto fuori al campo, perché poi si, da quando dal Porto d'Asco ad oggi abbiamo fatto delle buonissime partite, abbiamo fatto tanti punti. Credo che forse se tornassi indietro quel passo lo rifarei ancora, perché vuol dire che è servito, perché mi hanno dato anche una risposta molto molto importante i ragazzi di attaccamento nei miei confronti, quindi e questo ne siamo venuti fuori, abbiamo fatto secondo me delle grandi gare. C'è il rammarico della partita di Vasto, perché secondo me meritavamo sicuramente di non perdere contro una buonissima squadra, però dobbiamo continuare, perché già domenica abbiamo un'altra partita difficile, un derby, e incontriamo una squadra che in questo momento sta bene, e quindi dobbiamo cercare di porci degli obiettivi. L'obiettivo di oggi è quello di giocare domenica dopo domenica e cercare, l'ho detto già un po' di tempo fa, di cercare di fare più punti possibili, poi dove arriveremo, come saremo classificati, vediamo alla fine del campionato. Due episodi prima di salutarti Massimo e ringraziarti ovviamente, gli episodi che sono entrambi nel primo tempo. Il primo, che è proprio l'azione dell'1-0 di Dorato, ma è un passaggio verticale di Pesce per Valenti. Ora vi dico già che non si vedrà precisamente il momento in cui parte il pallone, la posizione di Valenti. Jacopo, te lo posso dire io, perché ero il guardialinea io, perché mi trovavo proprio in linea. C'è il giocatore lì che si vede adesso appena si apre, nel momento in cui calcia e mantiene in gioco il terzo giocatore lì, okay. Giù lo tiene in gioco ampiamente Valenti, è andato in porta tranquillamente, il gol è regolare. Dovrebbe essere Baraboglia l'altro centrale, perché il centrale più vicino alla panchina è Gega, il terzino sinistro era Mataloni, dovrebbe essere Baraboglia che esce con evidentemente un attimo di ritardo. Chiaramente ci fidiamo delle tue parole, ma anche perché noi, dico la verità, io l'ho anche provata a rivedere a fine primo tempo, ma in quel momento, anzi ringrazio, ma ti dico Jacopo, se era fuori gioco te l'avrei detto lo stesso, perché stavo proprio in linea. Il giocatore ha fatto una semiluna, ma se vedete lì giù in fondo c'è quel giocatore che è staccato, quando si apre l'immagine che pallone ci ha fatto 4-5 metri, diciamo che Valenti quando sbuca la palla è in linea, si vede dalla palla, dall'immagine, quindi pensate quando è partito il passaggio si trova indietro. Ok, ha fatto il ricciolo, come si suol dire, cioè torna indietro poi riscattare in avanti. Ok, Andrea, te che sensazione hai? Che ci può stare che sia in posizione regolare, noi non abbiamo la certezza sfruttando le immagini, però rivedendo effettivamente la linea non è fatta bene, cioè quel giocatore è piuttosto attardato, e quando si apre può essere che insomma ha fatto quei due passi rapidi Valenti per andare oltre Baraboglia, quando il pallone però era già partito, quindi ci può stare. Poi avete protestato voi, non una sola volta, però poi noi veramente avremmo fatto fatica, e comunque non erano episodi clamorosi, però su un episodio, siamo poco dopo la mezz'ora del primo tempo, rimessa di Massarotti, contatto tra Marcelli, l'ex della gara, e Pesce, che protesta parecchio, e il contatto in area mi sembra che ci sia gamba destra su gamba destra. Andrea? Beh sì, ci può stare, anche qui perché ci può stare, non interviene sicuramente sulla palla, è un intervento anche incauto, e quindi il rigore ci poteva stare. Vabbè, Massimo, non ti chiedo te cosa ne pensi, perché insomma sembra abbastanza chiaro anche a noi, però penso che è un rigore che può dare, è un rigore che si può dare. Ok. Senti, prima davvero di salutarti e ringraziarti, domenica c'è derby con il Castelnuovo, altra formazione in grande forma. Oggi ha strappato un pareggio a Trastevere, ma comunque è un periodo che la formazione di Guido Di Fabio sta giocando molto bene. Sì, sì, l'ho detto prima, è una partita molto molto difficile, perché incontriamo una squadra che in netta ripresa, ha passato un periodo negativo, ma conosco l'allenatore. E conosco molti giocatori che stanno lì, è una squadra da rispettare, perché anzi mi dispiaceva quando avevamo dei passaggi a vuoto, ma adesso è ritornata a fare quello che sa fare,
e quindi sarà una partita molto difficile. Ci sarà Esposito? Penso di sì. Vittorio sta lavorando da questa settimana, si sta rimettendo a posto, speriamo di averlo a disposizione. Grazie Massimo, buona serata. Grazie a voi, un saluto. Ciao Massimo. Grazie a Massimo Epifani, allenatore del Notaresco. Noi, prima di chiudere la parentesi legata a Notaresco Castelfidardo, chiedo l'ausilio della regia, ci andiamo ad ascoltare le parole di Manolo Manoni, allenatore del Castelfidardo, poi rientriamo perché andiamo con il finale della gara dell'Angelini di Chieti tra Chieti e Matese. Ci ascoltiamo Manoni e poi andiamo a Chieti. Mister, una sconfitta per 3-0, probabilmente nel passivo un po' troppo pesante per il Castelfidardo che abbiamo visto per 94 minuti. Sì, sicuramente sì. Diciamo che siamo stati un po' vittima degli episodi, però abbiamo perso una partita che non... Noi, se vogliamo ottenere quell'obiettivo che è la salvezza, dobbiamo dare quel qualcosa in più, dobbiamo essere un po' più, sicuramente più attenti, più determinati. Abbiamo preso i primi due gol su ripartenze dove siamo stati molto leggeri. Quindi dobbiamo crescere, soprattutto atteggiamento, mentalità. Però sì, un po' fa male per il passivo, perché poi tutto questo divario tra le due squadre non c'è stato, secondo me. Poi dopo la squadra nel secondo tempo ha fatto, secondo me, un buon secondo tempo, ha interpretato la partita in una maniera giusta, un po' più, con più convinzione, più sicurezza dei propri mezzi, quello che magari la prima parte della partita non si è verificato, nonostante che eravamo andati in difficoltà. Rientriamo, queste le parole di Manolo Manoni, andiamo a Chieti da Stefano Recanati. Stefano, si è finita proprio in questo istante la partita del Guido Angelini di Chieti con la squadra di casa che ha battuto per 1-0 il Matese. È bastato dunque il gol di Bruno Elwasni, l'ex di turno al Chieti, per dunque battere il Matese. Il gol è arrivato al 7° minuto. È stato un bellissimo gol quello messo a segno da Elwasni con Ventola, che ha illuminato in profondità proprio per Elwasni, che poi con un tocco sotto ha trafitto del giudice in uscita. Poi è stata una sofferenza totale per il Chieti, assedio da tutte le parti, da parte della squadra di Corrado Urbano. È stato bravissimo Forti a mantenere a galla la squadra teatina. Poi nel finale è arrivato anche il gol di Gai, annullato per posizione di fuorigioco. Il Matese un po' è venuto a mancare nei minuti finali, così il Chieti, che adesso sta andando sotto la curva Volpi a salutare i propri tifosi, si porta a casa 3 punti di vitale importanza in chiave salvezza. E dunque dal Guido Angelini per ora è tutto, linea che può tornare a voi. Grazie Stefano. Tra poco vedremo anche gli highlights del primo tempo di Chieti Matese, però vediamo adesso la classifica, adesso sì che si è completata, ovviamente al netto delle gare che non si sono disputate per questioni Covid, come vedete. Ecco qua, il Chieti dunque sale a 38 punti, aggancia la Vastese che vedremo tra poco, il pareggio in casa della San Benedettese. Però intanto vi facciamo vedere gli highlights del primo tempo di Chieti Vastese, tra cui c'è anche il gol che poi la partita l'ha risolta, di Elwasni. La vediamo, possiamo andare. Giornata insomma autunnale, invernale a Chieti, ma in tutta la nostra regione. Questa è la curva Volpi. Chieti che si schiera con Forti tra i pali di Renzo e Siragusa, Mele, Bassini e Pietrantonio, Di Mino, Mariani, Elwasni, Ventola e Orlando. Non c'è, come vedete, Fabrizi, che è infortunato. In panchina Fusco, Consorte, Chiacchia, Aquilanti, Puglielli, Coulibaly, Gai, D'Innocenzo e Verna. Queste le squadre che scendono in campo. Il Matese con Del Giudice, Scisca, Setola, Fabiano, Congiu e Albanese, Tribelli, Ricamato, Galesio,
che aveva segnato sabato pomeriggio nella gara contro il Notaresco terminata 1-1, Ricciardi e Napoletano. In panchina Martino, Andreassi, Riccio, Crispino, Iannetta, Boiano, Calemme, Langellotti che rientrava dalla squalifica e Masi. Arbitro dell'incontro Alessandro Gervasi di Cosenza, Marco Di Bartolomeo di Campobasso e Luigi Bonavita di Termoli, i due assistenti. Chieti in maglia bianca che lascia la divisa tutta verde agli ospiti del Matese. Questo è il fischio d'inizio dell'arbitro e la prima occasione è già subito il gol del Chieti che vedremo tra poco. Siamo al settimo minuto, eccola qua, una azione da destra, la respinta della difesa del Matese ed ecco il pallone per Ventola che si accentra e poi, come diceva il nostro Stefano De Canati, illumina per El Wasni, battuta, e il portiere del Matese, del Giudice, è trafitto per l'1-0 che poi sarà anche l'1-0 definitivo. Il gol dell'ex della gara che aveva iniziato nel Matese questa stagione. Matese che non ci sta, Galesio ci prova di testa, ma Forti, grande parata su colpo di testa dell'attaccante. Poi l'errore di Bassini, Galesio qui si ritrova il pallone, invece di tirare in porta prova a servire un compagno di squadra e praticamente non riesce più a concludere. Poi c'è questa azione, Galesio protesta per un probabile fallo su di lui, noi l'abbiamo anche rivisto, ma di fatto non c'è praticamente nulla, il contatto è regolare. Guardate quanto piove all'Angelini, nonostante tutto il tifo nero-verde si fa sentire, quello della curva Volpi. C'è anche una rappresentanza di tifosi del Matese che nella ripresa esporranno anche uno striscione per omaggiare i dirimpettai del Chieti, e questo è il tiro di Tribelli a fine del primo tempo. Ancora una volta molto bravo Forti a dire di no. Queste sono le immagini del primo tempo, poi ovviamente vi mostreremo anche il servizio, le interviste appena arriveranno dallo stadio Angelini di Chieti. Andrea, per quello che hai visto, partita complicata, perché comunque quando affronti una squadra che davanti a Galesio, che è formazione scorbutica, anche fisicamente prestante e è tecnicamente valida come il Matese, uscire senza prendere gol non è semplice. Sì, però è anche vero che il Matese in trasferta non è pericoloso tanto quanto lo è in casa, dove gioca in un piccolo catino, campo sintetico e quant'altro. Il Chieti, da quello che insomma ci ha raccontato Stefano, ma anche da quello che abbiamo visto dalle immagini, ha fatto una partita di fatica e di sostanza, ha sbloccato subito la situazione, peraltro un gol molto bello sia nell'assistenza di Ventola sia nella conclusione dell'ex El Wasni, e poi per il resto si è corciato le maniche il Chieti e ha battagliato e ha portato a casa una vittoria che è fondamentale, perché continuiamo a dirlo e la classifica è lì a dimostrarlo, e questo è un campionato davvero particolare. Poi vedremo anche il servizio della San Benettese che ha giocato con la Vastese. Cioè, parlare di salvezza è molto molto complicato, perché le distanze tra la zona playoff e la zona playout sono davvero non ampie, e come abbiamo detto in precedenza anche in altre puntate, con poche partite vai giù e poche partite vai su. Il Chieti aveva intrapreso un percorso nelle ultime giornate piuttosto pericoloso e oggi ha fatto una partita che serviva, cioè una partita di sostanza, una partita di sacrificio, perché era fondamentale fare 3 punti in uno scontro diretto e ridarsi un po' di tranquillità, anche perché nella prossima giornata ancora l'Angelini, il Chieti, ma viene la San Benedettese, che non è in un grande momento, ma è una squadra organico alla mano, che è probabilmente la migliore del raggruppamento. Dunque bisognava arrivare bene, e questa vittoria può dare un po' più di tranquillità in vista di questo impegno. Fondamentale, ripeto, dare questo segnale di compattezza e di voglia di lottare quando conta, e ora contava farlo.
Hai perfettamente ragione, noi ci dobbiamo fermare per la pubblicità, poi al rientro vedremo il pareggio della Vastese, vedremo il pareggio del Castelnuovo, gli HL del secondo tempo di Chieti e sentiremo anche alcune voci dalla pancia del Guido Angelini, a tra poco. Rientriamo, seconda parte dell'Abruzzo del pallone, che questa sera non dura i canonici 90 minuti ma 60, però andiamo al Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, 0-0 per la Vastese contro la San Benedettese, vediamo. La Samb non riesce a ritrovare la vittoria e contro la Vastese termina reti bianche. I rossoblu conquistano sì il decimo risultato utile consecutivo, ma non riescono a fare il salto in avanti in classifica. Gli abruzzesi invece interrompono una serie nera che ne aveva rallentato la corsa verso i playoff. I rossoblu si schierano con un 4-2-3-1 con il rientro al primo minuto di Lorenzoni, Peroni e soprattutto di Capitan Angiuli. I sacrificati sono Alboni e Cardella che partono dalla panchina. Dalla Vastese tridente offensivo Ficara, Alessandro Scafetta. La partenza è buona per la Samb che già al quinto si fa vedere con un cross di Lulli per Falle che a centro area cade a terra e reclama il rigore, ma per l'arbitro è solo calcio d'angolo. Dalla bandierina palla ancora a Falle che manca d'un soffio e l'incornata di testa. Trascorrono 60 secondi e viene annullato un gol a Falle per fuorigioco. Lulli serve Lisi che pesca l'inserimento di Peroni, tocco di prima in centrale per Falle che con la punta del piede supera Rienzo, ma l'assistente ha la bandierina alzata. Al nono, grosso brivido per la difesa rossoblu, discesa sulla sinistra di Rubianco Rossi, palla in mezzo con Lisi che interviene per anticipare Pierpaoli e calcia fortissimo, mandando la palla in pieno sulla traversa della propria porta. Gli uomini di D'Adderio prendono in mano il centrocampo e la Samb fa una fatica immane a creare occasioni pericolose. Alla mezz'ora mischia furibonda in area Vastese, tira pica, palla che arriva a Falle che tenta il tiro ma cade. La Samb reclama un rigore. Nella ripresa rientrano i stessi 22, ma al secondo la Vastese è davvero una clamorosa occasione per passare. Ficara serve Stivaletta che arriva solo davanti a Noflac in uscita disperata, tira sul secondo palo ma la palla esce di pochissimo. Sul capovolgimento di fronte Lulli per Falle che rimette in mezzo rasoterra di Rienzo in uscita anticipa lo stesso Lulli con la palla che resta nell'area piccola. Alfonsi fa entrare Alboni e Cardella e gli effetti si vedono subito sotto l'aspetto del dinamismo dell'azione. Al 32esimo incredibile occasione mancata da Cardella, insistita azione di Lorenzoni, appoggia per Falle, riprende Alboni, cross per Falle che fa sponda per Cardella, il numero 7 ad un metro dalla porta vuota, calcia incredibilmente fuori. Un minuto dopo ancora Samba, Alboni pesca Falle in profondità, tocca a scavalcare di Rienzo, in uscita palla che carambola sulle gambe di Falle ed esce di pochissimo. I rossoblu ora hanno un altro piglio, ma la Vastese è ordinata nel difendersi e nei minuti finali ha un paio di occasioni con Alessandro e Tancredi, ma Noflac è attento e disinnesca la minaccia. Termina 0-0, un punto che serve a poco, a Chieti si dovrà vedere un'altra squadra per portare a casa i tre punti. Però abbiamo visto una buona Vastese oggi. Diciamo che col Tolentino è stato difficile giocare e quindi ci hanno creato dei problemi. E questa squadra in 15 partite ha perso due volte solamente. Col Tolentino abbiamo perso sia all'andata che al ritorno, però penso che questa squadra va a giocarsi le partite e meriterebbe qualcosa in più. Io penso che anche oggi qualcosa in più meritavamo se andavamo in vantaggio. Quelle, diciamo, palle gol molto unite, però per lei penso anche la soddisfazione tornare a San Benedetto e dimostrare insomma che il suo... No, che devo dimostrare, 62 anni ancora devo dimostrare. Penso che io dove sono stato è stato qui un momento difficile per la società, per i presidenti e per tutto. Però ho garantito una cosa, la serietà. Penso che questo è il marchio della mia fabbrica, del mio nome. Io sono una persona seria e do tutto me stesso. Poi il calcio dà i risultati o non li dà. Però ho dato veramente tutto me stesso e lo sto dando ora a Vasto. Ed ho un grande ricordo della San Benedettese perché fa parte dei big del calcio. E vi dico di più, io nell'80 contro la San Benedettese al Ballarin ho esordito da professionista, quindi c'è anche un ricordo ancora più bello. Ci può stare, valuteremo in questi giorni perché non riusciamo più ad essere così incisivi. Ripeto, dobbiamo vedere se è una questione a livello atletico o se è una questione a livello mentale, dove magari in queste ultime due partite ravvicinate così non siamo riusciti a buttarla dentro. Non dobbiamo perdere la fiducia, assolutamente non va persa la fiducia, e
Niente, dobbiamo lavorare, siamo dispiaciuti come sempre, e... però ripeto, cioè, la positività che ci ha contraddistinto da quando siamo, diciamo, da quando siamo entrati noi, deve continuare, deve essere la nostra forza, ci dobbiamo credere perché abbiamo le qualità e i mezzi per crederci, quindi ripeto, rammarico c'è sempre perché ci chiamiamo Samb e quando indossi questa maglia qua il pareggio non è vissuto in maniera serena. Pareggio non esiste a San Benedetto, Andrea, però dopo lo scivolone nell'anticipo di sabato contro il Tolentino, per la Vastese questo è un punto buono, direi più che buono. È un punto assolutamente buono, una partita giocata, interpretata nella maniera migliore, una Vastese che ha sofferto quello che doveva in una gara così, ha sofferto soprattutto il dinamismo e la struttura fisica di Fall, che è un giocatore che fa la differenza. Peraltro oggi si ritrovavano scoppiati Fall e Ficara, che hanno fatto così bene a inizio stagione nel Fiuggi. Fall, insomma, è stato il pericolo pubblico numero uno, però comunque la difesa della Vastese si è comportata bene, ma tutta la squadra lo ha fatto. E poi la Vastese ha avuto delle palle gol clamorose. Una è l'autopalo della San Benedettese nel primo tempo, poi clamorosa la palla gol sciupata a inizio di ripresa da Stivaletta, che ha allargato un po' troppo quel piatto proprio sull'assist di Ficara, e lì ci poteva scappare anche il gol vittoria. Poi forse sarebbe stato troppo, il pareggio mi pare sia il risultato più giusto, ma quel che più conta è che la Vastese ha subito reagito alla sconfitta casalinga con il Tolentino e ha fatto una signora partita sul campo, ripeto, della rosa più forte del campionato. Non è ancora la squadra più forte la San Benedettese, tant'è che sta facendo fatica a risalire, però se prendiamo l'organico, insomma, poi è clamorosa anche la palla gol fallita da Cardella a porta vuota, che insomma fa il paio con le occasioni avute. Ecco, questa dalla è l'occasione San Benedettese. Per Stivaletta. Sì, l'occasione per Stivaletta, poi più in là ci sarà anche la palla gol mancata da Cardella su torre di Fall, però ripeto, il pareggio è il risultato più giusto ed è un pareggio importante per la Vastese. Senti, rimanendo sulla Vastese, ma rapidissimamente poi faremo vedere anche gli highlights del secondo tempo di Chieti Matese, però questo gruppo trio di abruzzesi, Pineto, vabbè, deve ancora recuperare le sue partite, Vastese, Chieti 38, Notaresco 42, c'è tanto Abruzzo alle spalle, cioè comunque sono dei campionati di grande solidità. Poi potevano essere in alcuni casi diversi, però è anche vero che abbiamo quattro squadre dalla parte sinistra della classifica, e questo al netto di tutto, al netto di qualche basso di troppo più che alto per alcune, qualcosa vorrà anche dire. Pineto e Notaresco dovevano fare di più e quella classifica a mio avviso non è gratificante, ma penso che anche da quelle parti si pensi la stessa cosa. La Vastese a mio avviso si trova nella dimensione che si deve, perché io la Vastese non la vedevo come squadra di alta classifica, però da diverse giornate, dopo aver fatto quella rimonta, si trova o in zona playoff o a ridosso della zona playoff, e penso che la Vastese possa essere soddisfatta per ora di un campionato dove però non si può mai abbassare la guardia. E anche il Chieti, insomma, con qualche incognita a inizio stagione, poi problemi in casa e quant'altro, poi è arrivata la striscia positiva, poi un momento di appannamento, ora la vittoria di oggi per ripartire. Diciamo che Vastese e Chieti possono essere, secondo me, soddisfatte per ora del campionato fatto. Non la stessa cosa si può dire per Notaresco e Pineto, che però hanno quest'ultima parte di stagione per perlomeno cercare di entrare nei playoff. Poi ti chiedo invece, visto che ne hai fatte 4 su 6, ovviamente il Nereto non può essere soddisfatto, poi, ma dopo le immagini, ti chiedo se può essere soddisfatto non per come si era partiti, ma per come si è sviluppata la stagione anche il Castelnuovo. Però intanto ci vediamo gli highlights del secondo tempo di Chieti Matese.
Come ci ha detto anche il nostro Stefano Recanati, secondo tempo in cui si è sofferto un po' in casa nero-verde, in cui come al solito Galesio, insomma ci vogliono due persone sempre su di lui. Ecco qua, questo è un colpo di testa alto anticipando Forti e si dispera l'attaccante perché sa che questa era una buona opportunità. Qui è congiù di testa, io non so, poi sono curioso di rivederlo. Salva Mariani, ma non so se questo è un pallone che va a finire sul palo. Questo è il gol annullato a Gai, che forse parte con una frazione di ritardo in fuorigioco. Subito l'assistente decreta la posizione di offside e questo è il triplice fischio dell'arbitro che mette fine all'incontro. Finisce 1-0, gol di El Wasni al settimo minuto del primo tempo. Questa è la gioia della formazione nero-verde, della formazione di Alessandro Lucarelli, che va a raccogliere l'abbraccio ovviamente della propria tifoseria per un successo fondamentale, che ci voleva soprattutto dopo la sconfitta di tre giorni fa a Castelnuovo, sconfitta pesante per 3-1. Aspettando di sentire anche qualcuno dalla sala stampa del Guido Angelini di Chieti, tra poco magari lo sentiremo. Ovviamente ho detto si torna subito in campo, anticipiamo un attimo le questioni riguardanti il prossimo turno, che perché si tornerà in campo già domenica. Questo è il quadro, attenzione perché ci sono due scontri tutti abruzzesi, cioè Castelfidardo Montegiorgio, partita delicatissima in chiave bassa classifica, ma che a noi abruzzesi interessa relativamente. C'è Castelnuovo Notaresco e sono due squadre che vengono da momenti, diciamo, positivi. Sia il Castelnuovo che ha pareggiato a Trastevere, tra poco vedremo le immagini, che il Notaresco che ha vinto oggi 3-0. Il Chieti che riceve la visita della San Benedettese che abbiamo appena visto. Il Fano contro l'Aurora Alto Casertano, Matese Tolentino, il Nereto ospita il Fiuggi. Ma oggi giornata davvero nerissima per il Nereto. Porto d'Ascoli Trastevere, l'altro scontro è quello tutto abruzzese, è quello dell'Aragona di Vasto tra la Vastese e il Pineto, e poi c'è Vasto Girardi Recanatese. Andrea, che cosa abbiamo dall'Angelini di Chieti? Urbano, l'allenatore del Matese, lo ascoltiamo, un minuto dura. Sicuramente sugli spalti c'è stato un bello spettacolo e penso che anche la mia squadra abbia offerto un ottimo calcio, un'ottima prestazione. Abbiamo preso gol a freddo dopo 6-7 minuti, se non erro, e poi dopo secondo me abbiamo creato tanto anche oggi, come domenica scorsa. Alcune situazioni non siamo stati fortunati in alcune situazioni, abbiamo il portiere in altre situazioni è stato bravo. Però ci ritroviamo in tre giorni, due partite secondo me dove abbiamo fatto due ottime prestazioni, ci ritroviamo con un punto in classifica. I complimenti, fa piacere prendere i complimenti, ma in questo momento credo che la cosa più importante sia fare i punti, perché la classifica è molto corta e purtroppo per noi oggi non ci siamo riusciti, ne abbiamo fatto soltanto uno domenica scorsa e ho detto ai ragazzi di non... a fine gara di non demoralizzarsi, perché se continuiamo a giocare in questo modo prima o poi il risultato ci premierà per quello che facciamo in campo. Ecco. Insomma, dei complimenti Urbano interessano poco. Ma è quello che abbiamo detto prima, in questo momento ancora di più conta fare i punti, non c'è molto margine per migliorare, ora bisogna raccogliere il più possibile e la classifica è impietosa, anche perché in questo momento pensare di giocare anche per i distacchi, cioè superiore agli 8 punti per evitare i play-out, se lì consideriamo che ci sono squadre come il Montegiorgio ha 30 punti ma ha diverse partite da recuperare, ora il Castelfidardo magari è in difficoltà a 28 punti, quindi bisogna evitare il sest'ultimo posto, il quint'ultimo eccetera, e se ci si capita è difficile ora giocare per i distacchi, quindi bisogna stare fuori la zona play-out, ma vedete c'è grande traffico, distanze risicative.
bravissime, ecco perché non si può mai abbassare la guardia e ogni punto pesa tantissimo, ecco perché oggi è stato fondamentale per il Chieti vincere di misura. Ci andiamo a vedere il pareggio del Castelnuovo con telecronaca integrata, quindi insomma la vivrete come se fosse live, tra Stevere e Castelnuovo 2-2. Ultimi attimi e poi si comincia, infatti è il fischietto in bocca, il signor Virgilio fischia in questo momento e parte questa 26esima giornata subito col lancio lungo, mal calibrato, largo Laurenzi, cercato proprio Francesco Laurenzi, alla fine scacco. Poi Ludovici sul piede di Proia, movimento incontro di Fioretti, poi allargato il pallone di ritorno, ancora Fioretti in area di rigore, il destro e il vantaggio del Trastevere con Giordano Fioretti, 1-0 al ventesimo. E Crescenzo, poi dall'altra parte il movimento di Degidio che di testa trova Sanseverino, si butta dentro il capitano del Castelnuovo, Sanseverino vuole andare a cross, che arriva adesso col mancino, attenzione a scacco, colpo di testa, il pallone lì, Semprini, miracolo, e poi Degidio, il tap-in dell'1-1 al 45esimo. Foglia sinistro che Degidio lascia scorrere, Sanseverino in area di rigore, ancora Sanseverino, il pallone alzato, il colpo di testa fuori, ancora Degidio che non inquadra la porta da Prestiani, allora cercato Corsetti, attenzione arriva Magri dall'altra parte, lo stop di Magri, il pallone tra le linee, Fioretti, salta il portiere, arriva il fischio, calcio di rigore, cartellino giallo per Natale. Cartellino giallo, Fioretti era partito in posizione regolare, messo giù dal portiere ospite. La rincorsa di Fioretti col destro, supera Natale, riporta avanti il Trastevere con la doppietta. E allora al ventesimo 2-1. Fischia il direttore di gara, la rincorsa di Keba, il pareggio del Castelnuovo 2-2 al 44esimo. E allora ci aspetta un finale di fuoco al Trastevere Stadium. Enzo, lancio profondo, si è mosso in area la penna, in area di rigore, chiude tutto Casimirri, anzi intervento decisivo di Cangemi, rimessa in zona d'attacco, Crescenzo, Cervoni, deve servire ancora il numero 8, poi il pallone all'indietro, Keba in anticipo, e allora finisce qui, fischia tre volte il signor Virgilio, si chiude 2-2 tra Trastevere e Castelnuovo. 2-2 tra Trastevere e Castelnuovo, abbiamo intercettato al telefono sulla via del ritorno il mister del Castelnuovo, Guido Di Fabio. Buonasera mister. Buonasera, buonasera a voi. Quanto pesa questo 2-2? Tanto, immagino. Sì, pesa perché è stato raggiunto un minuto dalla fine, però nell'arco della partita penso che la mia squadra abbia offerto una prestazione di un certo tipo, dove avremmo creato 7-8 palle gol clamorose, quindi ci stava molto stretto, ci sta stretto questo pareggio, figuriamoci la sconfitta. Però la cosa importante è che questi ragazzi, nonostante tutto, non hanno mai mollato, ci sono sempre creduto, e alla fine penso che abbiano meritato questo pareggio. Senti mister, posso chiederti, perché c'è stato un momento della stagione dove questa squadra oggettivamente sembrava in difficoltà, non tanto dal punto di vista tecnico, quanto una squadra che quasi non ci credesse più a fare un buon campionato. Poi a un certo punto vi siete totalmente risbocciati. No, inevitabilmente ci sono stati dei grossi problemi, capito? Quindi giocatori che sono andati via, c'è stato un momento di caos, di casino, dove non si sapeva più cosa si doveva fare. Poi dopo ci siamo, una volta definiti poi i quadri societari, quadri, una volta che si è deciso, no, i giocatori che dovevamo finire con questo campionato, ci siamo messi lì, abbiamo rifatto quadrato e piano piano questa squadra ha ritrovato se stessa, più che altro ha trovato, io dico sempre che devono essere consapevoli della loro forza, perché secondo me questa è una buona squadra composta da tanti ragazzi giovani di spessore, quindi
mancava sicuramente un po' di esperienza, un po' di fiducia, che man mano poi con i risultati è venuta sempre più, e adesso la domenica vediamo una squadra che va a giocarsi le sue partite anche con le prime della classe senza nessun timore reverenziale. Mister, domenica peraltro, a proposito di squadre che sono nella parte alta della classifica, arriva una gara che è una gara comunque particolare, perché si affrontano due abruzzesi, ma soprattutto si affrontano due squadre che chilometricamente sono praticamente, quanti sono? 4-5 sì, chilometri, praticamente. Sì, una differenza minima, è una non trasferta per il notaresco a Castelnuovo. Sì, sì, come lo è stato per noi all'andata, quindi... sappiamo il valore di questa squadra, oggi poi tra l'altro ha vinto anche una bella partita 3-0, quindi morale, anche loro hanno avuto dei problemi che adesso stanno risolvendo, quindi siamo due squadre in salute, quindi ci giocheremo sicuramente un bel derby, molto probabilmente domenica riaprirà anche lo stadio di Castelnuovo, quindi magari avere anche una cornice di pubblico sarebbe il coronamento di, no, di quello che di buono stanno facendo queste squadre in questo momento, e poi niente, sarà battaglia vera sicuramente. Andrea, una domanda per il mister prima di salutarlo, ringraziando ovviamente Roberto Marchioli, lo ringrazio che ci ha dato la possibilità di questo collegamento con il mister. Sì, io lo saluto il mister, gli faccio i complimenti perché ho visto la partita, un grande Castelnuovo questo pomeriggio, e vedo una squadra che ha gamba, se mi conferma questa impressione. Sì, oggi è verissimo, perché avevamo giocato domenica, avevo visto un po' la squadra stanca e anche loro erano un po' preoccupati per questo, però io ho detto di stare tranquilli e sereni perché sarebbero stati bene oggi, infatti la differenza oggi è stata proprio quella, che noi siamo stati molto più brillanti, abbiamo avuto molto più gamba di loro, e detto mi dispiace non essere riuscito a concretizzare tutte le occasioni che abbiamo creato. Però questa squadra a livello fisico oggi ha fatto una prestazione strepitosa. Abbiamo una persona che li fa sta veramente bene, quindi che è Maurizio Di Renzo, lui sicuramente dobbiamo dire grazie per la condizione che ha questa squadra. Grazie mister, buon rientro, grazie a Guido Di Fabio, grazie, domenica. Buona serata, grazie. Grazie a Guido Di Fabio. Non abbiamo la possibilità di mostrarvi ancora, ma lo faremo appena ne avremo la possibilità, le immagini di Aurora Alto Casertano Nereto. Andrea, io insomma, a livello di analisi penso che ci sia poco da dire. Era una partita per evitare, non dico l'ultimo posto, ma anche per darsi a livello di morale una piccola spinta, prendere 5-0 oggettivamente sì, una caporetta. L'Alto Casertano aveva segnato 5-6 gol prima di questa partita, ne ha segnati altrettanti in questa qui, non c'è molto da aggiungere, è stata una figuraccia. Dire che ultimamente il Nereto ha fatto partite più che dignitose, in alcuni casi aveva raccolto anche meno di quanto seminato, aveva strappato anche risultati tipo a Notaresco 1-0-0, aveva messo le corde il Tolentino, comunque prestazioni dignitose al di là della classifica. Oggi però questo 5-0 è assolutamente inspiegabile, una figuraccia. Vedremo se domenica col Fiuggi Nereto saprà rialzare un po' la testa, perché poi insomma non bisogna perdere un po' la faccia da un punto di vista calcistico. Oggi purtroppo è successo. In chiusura torniamo all'esterno stavolta dello stadio Guido Angelini di Chieti, dove vedo Stefano Recanati ovviamente in compagnia di Loris Bennato alla parte tecnica. Stefano, è finita la partita, è finito anche il post gara, che bilancio possiamo dare di questo match? Siamo davvero in chiusura.
Beh, una vittoria fondamentale per il Chieti, che riporta ossigeno dopo la brutta battuta d'arresto in casa del Castelnuovo, anche per le dimensioni, per come era arrivata questa gara, una sconfitta sia nel punteggio ma anche nel gioco. Oggi non è stato un Chieti bellissimo, però è stato un Chieti arcigno che ha trovato il gol, che si è riuscita a chiudere, ha sofferto, oggi deve ringraziare il suo portiere, poi ha provato qualche ripartenza, non è riuscita a chiudere il match, però sono tre punti di vitale importanza in chiave salvezza. E come non è accaduto nel girone di andata, quando il Chieti faceva i suoi migliori risultati in trasferta, adesso li fa proprio all'Angelini. Avrà qui delle sfide importantissime, a partire subito, da quella di domenica prossima contro la San Benedettese, e dunque l'Angelini potrebbe essere quello uomo in più che si è dimostrato anche in partite come contro la Recanatese. Assolutamente. Oh, Stefano, io davvero ti ringrazio, lavoro come al solito egregio, impeccabile da parte tua e da parte di Loris Bennato. Noi dobbiamo chiudere, grazie dallo stadio Guido Angelini di Chieti. Sì, perché qui piove. Allora perfetto, grazie Stefano, buona serata. Grazie a voi, grazie a voi, buona serata. Grazie a Stefano Recanati, grazie a Andrea Costantini in redazione. Ciao Andrea, ci vediamo domenica per una super domenica. I derby di D, Serie C con Teramo e Pescara in campo, le 2:30. Quindi insomma ci sarà. Evita il drittone, Maurizio, che torna all'ammiraglio della domenica. Per qualche ora lo evita, ma la domenica dopo ancora no. Ci è andato veramente vicino. Grazie a Maurizio da qui in regia, grazie a tutta la squadra di TV6 che ha lavorato anche oggi per l'Abruzzo del Pallone, che torna domenica ovviamente alle 19:30 la seconda parte, la prima parte ovviamente con Andrea Costantini a partire dalle 14, Andrea, mi pare, perché le partite dei Serie C iniziano alle 14:30, quindi dalle 14, mezz'ora prima dell'inizio delle partite di Serie C, per il live, e poi alle 19:30 la seconda parte. È tutto, buona serata.